alla base dell'intervento del professor Stariano. Io adesso ho il piacere di dare la parola al Presidente dell'Autorità per le garanzie e le comunicazioni, il professor Marcello Cardani. Grazie. La ringrazio e vorrei iniziare ringraziando Federico II, ringraziando l'Università per almeno due motivi. Primo è che ci accoglie in una sede prestigiosa per presentare un volume al quale noi teniamo molto per la qualità dei contributi, per le capacità dei due coordinatori che sono a titolo diverso associati all'azione dell'ANCICOM, ma siamo grati a Federico II anche per qualcosa che mi pare sia già emerso in quello che dicevano le due persone di alta qualità che mi hanno preceduto, e cioè sulla necessità del rapporto tra l'autorità e l'università. Vedano, noi siamo dei praticoni, io spero che numerosi colleghi presenti non si adombrino alla mia definizione. Noi siamo dei praticoni come gli idraulici, come loro sanno gli idraulici trattano acque chiare, ma anche acque meno chiare nel loro lavoro. Bene, noi trattiamo tutto questo tipo di acque, delle comunicazioni, e come si suol dire abbiamo le mani immerse fino ai gomiti nell'acqua. Quando è acqua chiara, meraviglia, quando è acqua meno chiara ci sono degli effetti che all'inizio sono di tentativo dirigente, e poi ci si rende conto che nel nostro nome c'è garanzia, noi siamo l'autorità per la garanzia nelle comunicazioni. Noi esistiamo per garantire agli utenti, e visto il settore di cui ci occupiamo, di fatto gli utenti sono l'intera cittadinanza, un sistema funzionante. E viva Dio, se si tratta di mettere le mani nelle acque scure, mettiamole e cerchiamo di far funzionare la baracca, come si suol dire. Però anche i praticoni, anche gli idraulici, con tutto il rispetto per coloro che ci salvano veramente ogni tanto da guai a casa, hanno qualche aspirazione. Per esempio quella di tirar fuori braccia e testa dalla pratica quotidiana e cercare di riflettere su quello che fanno, perché lo fanno e se lo fanno bene. E a questo si deve il nostro contatto con le università in generale e con la Federico II, che è l'esempio nobilissimo, ma è l'esempio di oggi, che abbiamo contatto con numerose università. Devo confessare di vari livelli, non tutte prestigiose come la Federico II, ma riteniamo che un obiettivo collaterale di questo contatto, e cioè spingere l'interesse degli studenti verso una materia che è interessante e stimolante dal punto di vista intellettuale, e gli interventi che ci saranno quest'oggi giustificheranno appieno questa mia affermazione, e attraverso l'interesse portare forze fresche in una impresa, non voglio definirla una battaglia, anche se talvolta brevemente assume i contorni di una battaglia, cercando di arrivare al nostro scopo istituzionale.
garantire che la baracca continui a funzionare. Ora, i problemi a cui faceva riferimento il professor Staiano, no? Li condivido pienamente, ci sono problemi di tutti i tipi. Io credo, ma ripeto, che l'opera è l'opinione di un praticone, che è di più un economista di razza dannata, quindi sono tutti giuristi, mi sento lievemente solo. Bene, io credo che ci siano tutti questi problemi vadano affrontati con le persone giuste e quindi con in quelle rare occasioni in cui possiamo metterci a discutere, cercare di scontare l'opinione informata della dottrina, che ritengo sia fondamentale, perché ogni tanto anche a noi è concesso cercare di dare un colpo alla barra del timone e riportare la discussione e il modo di affrontare i problemi più in carreggiata, una carreggiata che solo l'interpretazione intellettuale può dare. Allora, dopo aver rubato fin troppo tempo al dibattito, che è la vera ragione per cui siamo qui, sentire opinioni diverse su questi temi sui quali noi lavoriamo tutti i giorni, ma che crediamo di poter modificare un po' alla volta, piccole correzioni di timone che però sommate via via possono portare in direzioni nuove e inesplorate. Quindi la mia gratitudine alla Federico II per l'ospitalità e per partecipare con tanti dei suoi esponenti al dibattito su questi temi. Io sono fiducioso che quanto verrà poi dal dibattito potrà veramente aiutarci in maniera non puramente formale, ma anche sostanziale. Grazie.